Biolchim fertilizzanti con cimi speciali. Siamo in via San Callo numero 2130 a Medicina. www.biolchim.it. Conada Medicina, area Pasi, zona Laghetti, con comodo parcheggio e poi tanta convenienza. Da noi trovi un curatissimo reparto ortofrutta con vastissima scelta della migliore frutta e verdura, anche con l'eccellenza della produzione locale. Vasto assortimento di prodotti freschi, panetteria con pane fresco e dorato tutti i giorni, dolci e golosa pasticceria. Gastronomia pronta, solo da portare in tavola, fresca e curata con competenza dal nostro personale attento ai particolari. E poi pollo allo spiedo, salumi e una qualificata macelleria con vasto assortimento delle migliori carni ed anche con piatti pronti, freschi, sani, preparati con cura da noi, solo da cuocere. Oltre ai nostri prodotti Conad e della linea Sapori dintorni, trovi anche un vasto banco surgelati ed una raffinata cantina per abbinare al meglio i tuoi piatti alla migliore selezione di vini. Conad Medicina sostiene il territorio ed è fortemente impegnato ed integrato vicino ai bambini e alle loro famiglie, alle associazioni sportive, culturali, sociali, perché a noi stanno a cuore i vostri progetti. Conad, persone oltre le cose. Ah, dimenticavo, Conad è anche in centro a Medicina, in via Libertà, per un servizio proprio sotto casa vostra. Vi aspettiamo! La prostituzione era comune e sovente tollerata nel Medioevo nei contesti urbani. Gli statuti di molte città regolavano la prostituzione, ma quest'oggi alcune meretrici che tanto subuglio hanno portato il giorno precedente saranno punite col marchio, pubblicamente, ma tra la folla ci sarà chi vorrà salvarle. Botte e scontri tra il popolo. Ripristinato l'ordine si potrà godere finalmente di artisti forestieri, giullari e quant'altro organizzato per festeggiare lo imperatore. Non è un caso che la serpe che guarì il Barbarossa cadde proprio da un albero. Cadde da un albero, cadde nel pentolone nel quale bolliva la medicina per farlo guarire e con l'aggiunta di questa serpe il Barbarossa guarì e volle chiamare questi luoghi Medicina. Mentre tutti sono in attesa del palio della serpe, gloria e aneddoti delle passate edizioni saranno rievocati da alcuni nobili uomini medicinesi. Medicina è una città intera che ogni anno si cala totalmente nell'atmosfera medievale, figuranti e pubblico che arriva copioso da tutta la regione. Abbiamo aperto a tutti e c'è la possibilità di divertirsi con costumi dell'epoca. Siamo proprio di fronte alla sartoria imperiale, dove due valentissime sarte, Giuliana e Floriana, confezionano costumi che poi vengono noleggiati dalle persone che ne fanno richiesta. È diventato più che una moda, ormai è un classico. È un classico. E come tutti i classici, come il tè delle 5 per gli inglesi, così per noi una volta l'anno il Barbarossa è un classico, è una cosa importante. Tra l'altro veniamo adesso da una toccante, tutti gli anni andiamo a fare una sfilata alla Casa Protetta. Così salutiamo anche gli anziani ospiti e a volte sono momenti anche toccanti. I risultati sono stati veramente soddisfacenti, molto importanti. Siamo veramente contenti, soprattutto per gli apprezzamenti che abbiamo ricevuto, che sicuramente ripagano dei tanti sforzi che abbiamo profuso per poter ottenere una festa di questo tipo. Nella favola la bella medicina è stata liberata e così speriamo però che anche nella realtà medicina venga liberata da tutta una serie di storture che noi esseri umani diamo nelle cose. Ma sono sicuro che con la nostra amministrazione infonderemo anche questi importanti valori culturali anche nella nostra gente, che già comunque li possiedono.
L'intera città si immerge in un'atmosfera medievale grazie ai circa 2000 figuranti artisti che animano le piazze, le vie e gli oltre 20 punti di ristoro allestiti nel centro storico, a cui concorrono gli spettacoli, le mostre, le danze e il mercatino medievale nei giardini pubblici, attrezzati per creare un mercato appunto medievale che espone nei diversi banchi le sue mercanzie, frutto di tradizioni artigiane che per secoli hanno fatto parte della cultura economica del paese. Poi esperti dell'arte della falconeria mostreranno al popolo i famosi rapaci, passatempo dei nobili uomini che per un giorno saranno l'ammirazione del volgo. Federico I di Svevia, Hohenstaufen, detto il Barbarossa, e la sua compagna, regina e sposa, Beatrice. Chi meglio di loro può incarnare la leggenda del Barbarossa, che come ogni anno anima il castello di Medicina. Ma udite udite, sta partendo il corteo del Palio della Serpe, che porterà sul gran palco in piazza, dove assisterà anche l'imperatore, accompagnato dall'imperatrice, giudici, dame, armigere e musici. Prende il via, allora dunque, il Palio della Serpe. Quali atleti se lo aggiudicheranno e riceveranno il bacio dell'imperatore? Quale torre dunque potrà fregiarsi della presenza del Barbarossa e del suo seguito al proprio banchetto? Lo vedremo ora. Anna Ferragamo ha disegnato il palio, che è stato vinto dalla Torre dell'Uva e che in questo momento sta circolando per le contrade del castello, esibito dai valenti atleti della Torre dell'Uva stessa. Scende la sera sulla città. Sua maestà riprende il passo verso l'accampamento con la sua consorte Beatrice di Borgogna, convolato a lei in seconde nozze nel 1156, grazie a cui acquistò in dote i diritti sull'antico regno di Arles e poté riaffermare il potere imperiale sulla Borgogna, da sempre sua spina nel fianco. Fu madre di Enrico VI e si dice che Beatrice fosse donna molto bella, et fine, anche di usanze e modi. Ipse Beatrice, regina et sponsa, a terra Medicina veni. Io sono Federico I, il Barbarossa, padrone di Medicina. Siamo qui, all'interno dell'accampamento degli armigeri imperiali, fedeli soldati che accompagnano il Barbarossa per tutte le sue scorribande, ed abbiamo appena terminato una dimostrazione, un duello in onore dell'imperatore Federico. Mentre l'imperatore, ritiratosi nella sua tenda, si accinge a prepararsi con tutto il corteo imperiale al commiato finale dalla città, anche il popolo minuto però deve godere, in una giornata di festa come tale, della presenza dell'imperatore. Nella piazza prende luogo la cena degli straccioni, che riusciranno a portare sdegno e scandalo ai giudici e ai nobili di Medicina, che ha loro portato le libagioni degne di loro e dei loro animaleschi comportamenti. Pessima dame tale incombenza, e non sarà facile approntare il desco con la dovuta calma. Visitatori che passerete da quel luogo, attenti! Mentre dentro le mura il popolo tutto festeggia la presenza del Barbarossa, nobili uomini, dame e volgo percorrono le strade e le piazze, animandole sempre più con le proprie storie, incontri e scontri. In questi tre giorni abbiamo festeggiato con l'imperatore la nostra indipendenza da Bologna e quindi noi ci siamo molto calati nel nostro ruolo. E quindi ci stiamo anche divertendo, quindi credo che sia, lo vedete dalle riprese, lo vedete un po' da tutto, è un'edizione di quelle fortunate. Come sempre la gente si diverte, la gente che viene per divertirsi, ma ci divertiamo anche noi, che nonostante questi tre giorni siano veramente faticosi perché impegni, sfilate, però ci stiamo divertendo e sempre di più stiamo utilizzando volontari appunto per fare la rappresentazione. Quindi è un successo del Barbarossa, siamo già arrivati alla 24ª edizione. Siamo tutti contenti perché questa sera chiudiamo in bellezza la nostra sfilata, è stata diciamo un'edizione fortunata. E le proloquio che si stanno succedendo ogni tre anni, ognuno di loro cerca di portare sempre delle novità. Credo che questo corteo arriverà a quasi 2000 persone, tutte quante in costume, perché
considerati volontari che ha ruotato questi tre giorni, che stasera sono più o meno tutti qua e tutti hanno voglia di chiudere la sfilata, credo che arriveremo quasi 2000 persone solamente in sfilata. Si viene anche per mangiare e in ogni punto, ne abbiamo credo una ventina di punti di ristoro, ci sono le particolarità di medicina, ma sono tutte variate, quindi credo che uno non abbia che l'imbarazzo della scelta. Interpreto non un giudice ma un avvocato, l'avvocato Piglio da Medicina, che è un personaggio illustre di questa terra e che appunto ho interpretato a partire da venerdì per tutti questi tre giorni di festa. Però il personaggio di Piglio è un personaggio molto importante che ha dato lustro a questa città proprio per il suo, diciamo così, lavoro accademico. Chi studia giurisprudenza conosce Piglio perché l'ha studiato nei manuali di storia medievale, di storia del diritto medievale, quindi ne siamo particolarmente orgogliosi. Sono molto contento di come il Barbarossa 2014 è andato, perché c'è stato un grandissimo coinvolgimento di pubblico ma anche un grandissimo coinvolgimento di giovani che hanno fatto i volontari, e quando ci sono delle persone che volontariamente si spendono per la propria comunità è una festa enorme ed è un successo garantito. Musici e artisti percorrono le vie per sollazzare chi avrà la gioia di essere entro il castello e i piccoli cortei visiteranno le torri, bastioni pieni di libagioni e ricche di ogni ben di Dio. Conosciamole. La Torre dell'Oca. La Torre dell'Uva. Torre del Maniscalco, la Torre del Porco, per Federico I imperatore è giunta l'ora del commiato dalla città salvifica. Visiterà per l'ultima volta le torri e saluterà il popolo festante, e la coppia imperiale scortata dai tamburini riceve brindisi e saluti in ogni luogo. La gioia e il giubilo pervade le strade di Medicina. L'imperatore e la sua gentile consorte, accompagnati dai nobili, salgono sul gran palco per la cerimonia della consegna delle chiavi del castello. Infine, l'imperatore saluta, si congeda da Medicina e sul suo cavallo scompare nella fredda notte. Ora, silenzio, ascoltate. Qualcuno deve dire ancora qualcosa. Sta per finire la festa. Si stanno per chiudere le porte del castello. Si spengono le fiaccole nei vicoli e nelle contrade. Tra poco il buio invaderà tutto il castello. Da domani Medicina tornerà ad essere una città. Ma il legno resterà legno, il ferro ferro e gli uomini resteranno uomini. Fatti di sogni e di leggenda.